Buona foto? Buona foto? Allora fai come hai fatto prima, attraversa la strada, così te la faccio mettere attraverso il binario, scusami. Mettiti dall'altra parte però. Dall'altra parte, di là, di là.
passare? Voglio fare il quadro che è una cosa buona per una cosa cattiva. No, no, per una cosa buona. Sono un fotografo, lo faccio grazie. Proprio. Ciao. Ciao. Ah, sei. Passiamo alle 85 mm. 85 mm, gli scatti più belli, ovviamente il primo in assoluto, proprio appena ho montato l'obiettivo, e la prima foto che ho fatto è stata questa, ed è bella perché vedete come cambia il campo, c'è il primo personaggio in primo piano, poi c'è il secondo e il terzo, queste due ragazze che si stanno fotografando, e come simmetria, come prospettiva è molto interessante come foto, quindi mi piace la simmetria, il gioco di prospettiva che dà questa foto. Un'altra foto che mi piace tanto, quando ero nel parchetto vicino al lago, ovviamente ho scattato delle foto a persone. Come vedete, anche da questa foto si vede che faceva abbastanza freddo, e questo personaggio che stava facendo le sue parole crociate molto tranquillamente con la sua bicicletta lì al parco, mi piaceva come situazione di tranquillità, no? Che può dare questa foto. E vedete l'85 mm cosa permette di fare? L'85 mm ti permette di stare, essendo un medio tele, ti permette di stare molto lontano dalla situazione che scatti, i tuoi soggetti o la situazione in sé. Ed è, credo, come dico sempre, l'85 mm è una delle focali che preferisco in street photography, perché appunto ti permette di stare lontano dalla scena. Con l'85 mm la scena rimane integra perché le situazioni, i personaggi non ti vedono, e con l'85 mm ti permette di fare questi scatti e rendere la tua situazione più reale possibile, no? E quindi 85 mm lo consiglio sempre. Poi sempre in quel contesto c'era un'altra persona sulla panchina che stava leggendo il suo libro, molto tranquilla come situazione, mi piaceva come foto. Vedete, ho utilizzato le frame esterne, in questo caso anche in quella di prima c'era un palo della luce, in questo caso come frame ho utilizzato l'albero sulla sinistra. Un'altra foto sempre lì in quel parco. Vedete, come in questo caso ho utilizzato come linee guida, sì, come posso definirle, sì, la strada. Vedete che ci sono queste, sì, possiamo definire mattonelle, non lo so, non mi viene il termine. Comunque danno la profondità di campo, danno la prospettiva, e quindi ho utilizzato la strada come linea guida per arrivare al nostro soggetto che stava leggendo stava guardando il suo telefono. Questa è un'altra foto che mi piace, e un'altra foto con 85 mm che penso sia una delle più belle a livello di composizione è questa. Questa qui credo che sia, a livello di composizione, una delle più belle che ho fatto, perché ho sfruttato, vedete, come vedete in questa foto, il frame esterne, ho messo il mio soggetto nel mezzo di questa frame, che erano dei monumenti lì nel parco. Vedete come queste geometrie, come sono caratteristiche, no? E a me piace tanto, non so voi, ma anzi scrivetemi nei commenti qual è la vostra preferita. Come al solito, un'altra foto che mi è piaciuta tanto, sempre con l'85 mm, vedete, ho sfruttato sempre le linee guida, sempre lì sul pontile, in questo caso prima ero con il 24, adesso con l'85, vedete come, e vi garantisco che ero molto molto lontano, molto bella anche questa. E un'altra che mi ha colpito è questa qui. In realtà questa foto, a parte che mi piace proprio perché racconta un po' l'Italia, no? Fiat 500, no? Con le due persone, con le due signore anche di una certa età all'interno, e la coppia giovane che guarda la macchina, no? Mi piaceva come contrasto, no? Quindi mi piaceva proprio il contrasto che c'era, e mi piacevano i colori. Quindi sulla sinistra c'è questo furgoncino su giallo, la 500 gialla, quindi mi piaceva sia il contrasto che c'erano tra le signore e la coppia giovane che guarda, e
e mi piaceva anche i colori che ci sono in questa foto. In realtà volevo fotografare la 500 perché era più indietro al semaforo e volevo fotografarla lì ferma al semaforo, però mentre stavo per scattare è scattato il verde e la macchina è partita e poi è arrivata qui di fronte a me. Io avevo questo furgoncino giallo e diciamo che mi è andata anche un po' di fortuna, quindi come dico sempre ragazzi, gli scatti sì, componi tu la foto, componi tu, fai tutto quello, cioè cerchi di metterci tutto quello che vuoi all'interno della foto, però a volte come in questo caso anche un po' di fortuna perché è arrivata proprio qui precisamente vicino a questo furgoncino, quindi a volte la fortuna può aiutarci. Sempre con l'85 mm, il discorso dell'85 mm, come vedete in questa foto, in questa serie di tre foto in verticale, vedete questi come sono lontano, come mi permette di stare lontano dalla scena per mantenere la scena appunto integra, la scena più reale possibile, no? E l'85 mm ti permette di fare questo. Vedete qui come ci sono delle geometrie, delle scale, le persone sulle scale. Mi piaceva tanto questo tipo di composizione. Anche qui ero molto lontano, queste due persone sul muretto affacciate sul lago, molto bella. Ho sfruttato sempre, vedete, io a me piace nei miei scatti utilizzare le frame esterne, le linee guida, come vedete in questo caso c'è il corrimano un po' sfocato, e poi qui di fronte proprio a queste due persone che ho scattato prima, che ero lontano, adesso ero molto più vicino. Ovviamente non si sono accorti di me perché ero, anche se la foto sembra da vicino, ma ovviamente avendo un 85 ero abbastanza lontano e mi piaceva proprio come situazione, no? Questa coppia che era in riva al lago, insomma, molto romantica, diciamo così. E sempre parlando di prospettive, di cambiare prospettiva, vedete in questo caso ho scattato dall'alto, prima ho scattato dal basso, in questo caso ho scattato dall'alto, quindi ragazzi cambiate prospettiva che rendono le foto molto più interessanti. In questo caso ho scattato dall'alto e ho utilizzato sempre una frame esterna per dare più impatto alla foto. E in questo caso mi piaceva anche i colori che c'erano, il giubbotto della ragazza rosso con il cappuccio della felpa rosso, mi piaceva questo accoppiamento. E un'altra foto che mi piace tanto è questo del signore che stava guardando i libri in libreria all'esterno del negozio, mi piaceva come situazione, mi piacevano anche i colori. In questo caso ho utilizzato ovviamente i miei pacchetti Lightroom, che vi ricordo per questa settimana sono al 20% di sconto su tutti i miei pacchetti Lightroom, quindi in descrizione troverete il link ai miei pacchetti Lightroom con il 20% di sconto utilizzando il codice USTO20. Comunque troverete tutte le info in descrizione. Questa mi piace tanto, questa foto. Vedete com'è l'85 in questo caso, che nitidezza che ha? L'85 mm rispetto a tutti gli obiettivi che ho è il più nitido, cioè ha una lucentezza, una nitidezza che ha solo lui. E poi sull'attraversamento dei binari, insomma, Como praticamente ha, sì, non so se nel centro, non lo so se era nel centro o no, comunque c'è il treno che passa all'interno della città e mi sono messo lì. Diciamo che questi sono stati gli ultimi scatti, stavo andando via, poi ho visto i binari e ho detto vediamo un po' se riesco a fare qualcosa lì sui binari. In effetti secondo me sono gli scatti più interessanti che ho fatto quella giornata, come vedete da questo qui, ma in realtà sono tutti belli. Questo non sembra neanche di stare a Como, sembra anche una cittadina un po' anche Tokyo, no? Insomma, dove sì, mi piacciono tutte queste che ho fatto sui binari, come vedete, ma secondo me la più bella che ho fatto in questo contesto è questa qui dei ragazzi che si stavano per baciare. Allora, vi racconto come ho scattato questa foto. Questa qui io avevo i ragazzi alle mie spalle, ok? Che stavano aspettando che si alzasse la sbarra del passaggio a livello per attraversare, stavano aspettando. Io ce li avevo alle mie spalle, mi sono accorto che stavano, sì, si stavano abbracciando, stavano facendo queste cose un po' romantiche, no? Da coppia giovane, qual è?
e mi sono girato e si stavano per baciare e ho proprio preso il momento giusto, perché non è il bacio ma stava per arrivare il bacio, o magari era anche finito, no, il bacio, quindi lascia anche un po' di mistero questa foto. Comunque è una delle mie preferite. Ok ragazzi, queste sono state le mie foto preferite di quella giornata lì a Como. Vi ho fatto vedere gli scatti più validi, no, del 24 e dell'85 mm. Ovviamente scrivetemi quali sono le vostre preferite nei commenti, sia del 24 che dell'85, o ce n'è soltanto una che vi ha colpito di più. Scrivetemi tutto quello che volete nei commenti. Spero che ovviamente questo video vi sia stato utile, vi sia piaciuto. Grazie di essere stati fino a qui. Vi ricordo sempre di iscrivervi al canale, lasciatemi un like per supportarmi e ci vediamo al prossimo video. Bella!